Buongiorno, sono il dottor Riccardo Magistroni, lavoro per la nefrologia del Policlinico di Modena. Ci siamo oggi riuniti qui al convegno AIRP alla Sant'Orso alla Malpighi di Bologna per parlare e approfondire alcune questioni relative alla patologia policistica renale autosomica dominante. In particolare io ho presentato alcuni dati piuttosto innovativi e preliminari su un possibile trattamento che prevederebbe l'utilizzo di farmaci che vanno ad agire su una nuova metabolica individuata in ADPKD. Grazie. Buongiorno, io sono Beltrame Salvatore, sono venuto qui in questo congresso come marito di una moglie trapiantata, diciamo, che è deceduta, e sono curioso di sapere anche se c'è qualche analogia o qualcosa che coincide tra la causa della morte di mia moglie, perché è morta a causa a un antigene autoimmune, con la terapia immunosoppressiva. Quindi vorrei fare questa domanda verso la fine del congresso qui, che è anche molto interessante perché riguarda proprio la malattia del rene policistico. Sono Donato Zocchi, presidente regionale della Società Italiana di Medicina Generale. Mi trovo a questo incontro per poter sensibilizzare la medicina generale, come da un accordo fatto a livello nazionale, sul problema del rene policistico. Noi abbiamo lanciato a livello nazionale uno studio per vedere la prevalenza di questa malattia nei nostri pazienti. E oltre a questo abbiamo sensibilizzato anche la categoria, distribuendo a tutti i medici i due volumi dell'associazione, e noi pensiamo di collaborare in questo senso per poter sensibilizzare ancora di più la nostra categoria. Io sono Petrucci Massimo, sono un dializzato di un'associazione fratella dell'AIRP, siamo della NTR, e sono venuto a questo congresso perché conosciamo benissimo la signora Luisa, c'è un rapporto di amicizia e mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro, come d'altronde sta facendo da parecchio tempo. È stato molto interessante sotto certi aspetti, e aspetti che serviranno anche a noi, anche se siamo un'associazione di trapiantati, ma in mezzo a loro ci sono anche dei dializzati, quindi ho sentito cose molto interessanti che dovremmo andare ad approfondire.